grazie di essere venuti qui, anche se è domenica e non ci portavo, forse le abitudini milanesi sono diverse, e invece spero un pubblico folto. Presento me stesso e gli ospiti. Sono Gianni Barbacento, sono un giornalista del Fatto Quotidiano. Con noi qui a discutere questo intervento che è conclusivo da tre giorni, che è stata molto intensa, molto partecipata, abbiamo l'avvocato Caterina Malaventa, che devo dire subito una cosa personale, ha difeso moltissimi giornalisti, soprattutto è specializzata in difesa e diritto dell'informazione, mi ha salvato mille volte da tante querele per diffamazione fin da quando ero piccolo, quando ho cominciato la mia carriera, quindi le sono particolarmente grato. Quindi non darò del lei, come si usa a fare in questi casi quando un giornalista intervista qualcun altro, ma perché ci conosciamo da quando eravamo piccoli, diciamo. E con noi c'è anche il dottor Luca Sertescaroli, magistrato, che oggi è procuratore aggiunto a Firenze, che ha lavorato magistrato anche in Sicilia, ha fatto indagini importanti poi a Roma, ha affrontato inchieste e indagini importanti su questioni che toccano nervi scoperti della storia del nostro paese, dalle stragi del 1992 a, per dire, all'omicidio Calvi, la morte di Roberto Calvi. Il tema che ci è stato proposto è ostruzione di giustizia. Allora, in questi tre giorni di lavori che sono stati organizzati dalla rivista Micromega e dall'associazione giuridica Carlo Galli, composta da avvocati locali, che ringrazio, per l'organizzazione anche perfetta, abbiamo sentito più volte, più voci, in più dibattiti, sottolineare i temi della giustizia, di una giustizia che non funziona. Ci sono più volte, più voci, soprattutto magistrati, anche giornalisti, ma anche altri ospiti di questi tre giorni, hanno sottolineato che il cammino per una democrazia più compiuta passa attraverso la realizzazione di una giustizia che funziona, e purtroppo invece ci sono molte cose nella nostra giustizia che non funzionano. Allora, proviamo ad affrontarne alcune qui, ostruzioni di giustizia. Cosa c'è che inceppa la macchina della giustizia? Quali sono le cose che impediscono alla democrazia, alla giustizia di funzionare e quindi alla democrazia di essere più completa nel nostro paese? Allora, l'avvocato Caterina Malaventa è soprattutto, vorrà, io credo, la sua attenzione su attacchi che vengono fatti alla, per esempio, alla libertà di espressione, con processi che a volte sono cause temerarie, che sono vere e proprie intimidazioni nei confronti della stampa e dei giornalisti, e questo abbassa la possibilità di esprimersi, anche a volte con veri e propri recati economici, perché quando invece della causa per diffamazione, che in alcuni casi è sacrosanta, se il giornalista diffama un politico o un qualunque altro cittadino, è sacrosanto che venga giudicato. A volte però una causa civile che è fatta da un potente soltanto perché è citato, magari anche citato correttamente, soltanto per comunque mettere in moto un processo che diventa lungo e costoso, e soprattutto per un piccolo editore o per un piccolo giornale anche molto pesante da affrontare, questo è una tagliola che viene data alla libertà di espressione, è una forma per rendere la giustizia non il
potere e il senza potere, come è stato detto in questi giorni, ma al contrario, la giustizia come cappio per non far esprimere chi non ha abbastanza potere e soldi per affrontare un giudizio. Ma non è soltanto questo. Paolo Flores Starcasi, il direttore della rivista Micromega, che insieme all'Associazione Giuridica Carogali ha organizzato questi tre giorni, ha sottolineato nei giorni scorsi in uno dei dibattiti, presentando uno degli incontri, che lui vedrebbe bene l'introduzione anche nel sistema italiano di un reato che c'è nel sistema americano, e cioè quello di ostruzione alla giustizia, appunto, e addirittura proponeva togliere all'imputato il diritto di mentire. Dice, nel sistema americano l'imputato può appellarsi al quinto emendamento e non rispondere alle domande, se piuttosto che accusare se stesso, ma non può mentire. In Italia invece, nel nostro sistema giuridico invece, dice Paolo Flores, è possibile anche per l'imputato mentire, e questo gli dice, dal punto di vista prima ancora che giuridico, culturale, un segnale di come il nostro sistema sia diverso dal sistema anglosassone, lo è oggettivamente. Ecco, ho sentito avvocati che invece dicevano no, non è possibile questo cambiamento di sistema dentro il nostro ordinamento. Ne discuteremo qui. A Luca Tescaroli io chiedo, comincerei subito col chiedere, nella sua esperienza, che ormai non è di poco tempo e soprattutto è arricchita dal fatto che ha affrontato come magistrato di inchieste pesanti, delicate, scabrose, che toccavano appunto in alcuni casi dei punti molto delicati della storia italiana. Ecco, quali sono le ostruzioni alla giustizia che ha incontrato? Quali sono gli ostacoli che un magistrato si trova a dover affrontare nelle sue indagini, e con la coscienza che il problema qui non è tanto l'ostacolo al magistrato, al singolo magistrato, ma è l'ostacolo ad arrivare, per esempio, ad una verità processuale, a chiarire dei pezzi della storia italiana. Ecco, quali sono gli ostacoli che nella sua storia professionale ha incontrato e che più lo hanno spaventato, ma insomma gli hanno impedito di andare avanti nel suo lavoro? Innanzitutto saluto i presenti, così numerosi, e ringrazio per l'invito che ho accolto con piacere. Dall'istituto della prescrizione che si applica
prescrizione del reato per gli auto di processo penale, che si applica a quasi tutti i reati, fatta eccezione di quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo. È un ostacolo che impedisce la finalità propria del processo, che è quella di accertare se un imputato sia colpevole o innocente. Questa è la funzione principe del processo e impedisce anche di, ad esempio, la prescrizione di confiscare i beni che sono di provenienza delittuosa, citiamo solo le confische per equivalente, ad esempio, se non si arriva alla individuazione di una penale responsabilità, anche ciò che è provento di attività delittuosa può essere incamerato da chi ha commesso un reato. E questo è un risultato che moralmente è inaccettabile ed è il frutto di una organizzazione del processo che non è compatibile con le tempistiche che sono state individuate sulla base dell'istituto della prescrizione. E attorno, ovviamente, la prescrizione è anche, voglio dire, il frutto di una sequenza di riforme, di un profluvio normativo che vi è stato nel corso del tempo e che ha allungato a dismisura la tempistica del processo senza rapportarsi con quelli che sono gli elementi fondamentali della giurisdizione, cioè è mancata e manca una legislazione, un modo di legiferare organico, e si assiste a interventi continuativi nel corso del tempo, tant'è che l'attività di aggiornamento per conoscere le nuove risultanze è frenetica, sulla base di esigenze emergenziali, senza avere ben in vista quello che è l'insieme, quello che è il risultato a cui il processo deve tendere. Credo che questo sia sicuramente uno degli ostacoli principali all'accertamento della verità. E qui vi è un intervento in corso, previsto, sicuramente sarà stato detto in questi giorni, a partire dal 1 gennaio 2020 è prevista la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. È, come dire, una soluzione, forse era preferibile, l'ho detto molte volte, lo ripeto anche in questa sede, mutuare il meccanismo che esiste nel processo civile, cioè una volta che è iniziata la prescrizione, una volta che è stata esercitata l'azione penale, la prescrizione non dovrebbe più decorrere, come accade nel processo civile, e questo risolverebbe sicuramente alcuni molti problemi, ma occorrerebbe anche rivisitare il regime processuale in maniera organica, perché d'altra parte non possiamo nemmeno attenderci una pronuncia sulla colpevolezza o meno di un soggetto a distanza di decenni, quando quella persona è profondamente mutata. Quindi bisognerebbe articolare e strutturare il processo in modo tale che in tempi rapidi si possa giungere a una pronuncia definitiva. Mi pare che un quinquennio sia il periodo adeguato per avere una pronuncia sulla responsabilità. Mi auguro che il legislatore rifletta su questa situazione in maniera più approfondita di quanto è avvenuto nel passato. Per quanto attiene poi all'aspetto che è stato sollecitato sempre da Gianni Barbacento, quello inerente al diritto dell'imputato di non mentire. Qui entriamo in un settore che è particolarmente delicato, perché la
l'accertamento della verità deve coniugarsi con la tutela delle garanzie e il processo deve essere un processo giusto, come la Carta Costituzionale ha correttamente previsto, e al deputato deve essere assicurata la possibilità di difendersi. Il punto però è questo, cioè ragionare attorno a quelli che sono o possono essere limiti coerenti e compatibili con l'esercizio del diritto di difesa. Ora, l'imputato ha la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere. Per difendersi il silenzio credo sia importante e debba, il nostro sistema lo riconosce e credo debba essere garantito all'imputato la possibilità di non rispondere anche per difendersi. Invece si dovrebbe riflettere sulla possibilità che lo stesso ha di raccontare il falso, perché il nostro sistema consente all'imputato di difendersi dicendo il falso, ricostruendo in maniera diversa la realtà, e anche dosando circostanze veridiche con circostanze mentaci. E questo dato probabilmente non è compatibile con un'esigenza morale di base, di fondo. Una volta che il deputato sceglie di parlare, dovrebbe essere, io credo, obbligato a dire la verità. La formazione processuale, il corretto interprocessuale, non deve essere contaminato da elementi idonei a deviare l'indagine. Io credo che per difendersi sarebbe sufficiente tacere, ma se si parla si dovrebbe dire il vero. Questa può sembrare un'eresia del nostro sistema, un sistema ipergarantito, un sistema nel quale abbiamo tre gradi di giudizio alla fine di quest'ora, oggi, primo grado, l'appello, il giudizio in Cassazione, che si è trasformato sostanzialmente in un vero e proprio grado di giudizio, e poi abbiamo anche la giurisdizione europea che condiziona e vincola i verdetti che vengono emessi nel nostro sistema, quindi è un sistema garantito ed è giusto che sia così, però bisognerebbe anche riflettere sulla compatibilità di questo lungo iter processuale con l'obiettivo necessario di accertare la verità. Una riflessione, ripeto, attorno alla posizione dell'imputato non viene fatta, non è fino ad oggi stata effettuata, ma io credo che valga la pena. Bene fa Paolo Flores del Kaiser a porre un problema di questo tipo, perché vedete, all'imputato è concesso sostanzialmente qualunque tipo di condotta. Poniamo il caso di una corruzione bilaterale. Abbiamo un imprenditore che è accusato di aver intascato una tangente per la costruzione di un edificio di 50.000 euro, pagata ad esempio ad un amministratore locale, dal sindaco di quella città. Bene, viene celebrato il processo nei suoi confronti, lo stesso ammette di aver ricevuto quella somma di denaro e afferma anche, lo afferma nel corso di un processo, nel dibattimento, quindi con la presenza della difesa, e quindi rende queste dichiarazioni
eccolo tanto in Tokyo. Accusa anche di aver dato questa somma di denaro al sindaco ipoteticamente coinvolto nella vicenda. Il sindaco viene celebrato in una, viene come dire, imputato ed è oggetto di un processo separato. Le dichiarazioni che sono state rese da quell'imprenditore per poter essere utilizzate anche contro il sindaco ipoteticamente coinvolto nella vicenda, deve ripetere queste dichiarazioni di accusa nell'altro processo. Questo in termini generali. Ora, e se non ripete queste dichiarazioni nell'altro processo nel confronto del sindaco, il sindaco teoricamente, se non vi sono altri elementi di prova, potrebbe essere. E allora io mi chiedo, ma perché non consentire meccanismi idonei a evitare questa situazione che mi pare abbia poco a che fare con la tutela della garanzia dell'imputato e che invece rappresenti una degenerazione di una garanzia che viene trasformata in strumento può essere trasformata in un strumento di impunità. Qui si può pensare a varie soluzioni, ad esempio l'utilizzo delle dichiarazioni rese in dibattimento nel contraddittorio nel processo nei confronti dell'imputato. Se si vuole consentire all'imprenditore imputato di avvalersi a suo piacimento della facoltà di non rispondere, perché può decidere quindi di parlare del proprio processo e non parlare nell'altro processo di cui confronti del sindaco, per capirci. Allora, qui qualcosa non funziona. Un altro strumento a cui si potrebbe pensare è questo, cioè l'imputato può avvalersi della facoltà di non rispondere oppure parlare e una volta che decide di parlare dovrebbe farlo sempre, non dovrebbe essere permesso di parlare una volta e non parlare di quando non gli fa parlare. E questo sarebbe una logica di, come dire, razionalizzazione della garanzia. Che la garanzia che è un presidio fondamentale del processo, sia ben inteso, deve essere coniugata con l'accertamento della verità. Quanto alle ostruzioni di giustizia, mi si è detto di fare un salto nel passato sostanzialmente per vedere che cosa nella mia esperienza può considerarsi idoneo a impedire o ostacolare l'accertamento della verità. Io vi voglio citare un caso ormai definito con una sentenza passata in giudicato ed è quello relativo all'omicidio del banchiere Roberto Cani. Dopo oltre un trentennio c'è una sentenza definitiva del 2011 della Cassazione che ha riconosciuto che si è trattato di un omicidio, si è riconosciuto che Roberto Calvi riciclava denaro per conto della mafia, non sono stati individuati i responsabili dell'omicidio. La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2011, ha espressamente sottolineato che in questo processo, nella lunghissima indagine che è stata svolta, hanno pesato in maniera decisiva omissioni, atteggiamenti non
con chiari limpidi il segno evidente di contrapposizione e di sussistenza di interessi così intensi che hanno condizionato l'accertamento, il percorso proiettato ad accertare la divinità. Ancora abbiamo avuto numerosi casi nel nostro sistema, ad esempio la strage di Bologna nel 2 agosto del 1980, in cui hanno pesato condizionamenti anche istituzionali. Ci sono stati diversi episodi. È stato introdotto nel nostro ordinamento un reato opportunamente nel 2006, il reato di frode processuale di depistaggio, è inserito nel nuovo articolo bis, l'articolo 375 bis del codice penale, che punisce. Tra l'altro, se non erro, questa norma è stata introdotta con la legge del 5 luglio del 2016 che è entrata in vigore proprio il 2 agosto del 2016, lo stesso giorno, il 2 agosto, in cui è stata la strage del Bologna. Bene, questo reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che ostacola o svia un'indagine o un processo penale. Mettendo le prove. Sicuramente questa innovazione è stata opportuna e consente di disporre di uno strumento, ancorché perfettibile, può rivelarsi estremamente importante nell'accertamento della verità. Se fosse norma penale si applica solo per il futuro, perché nessuno può essere un reato che tale non era nel momento in cui è stato commesso, perché il reato si deve sapere che esiste un reato, il soggetto, il reo deve previamente sapere che quella condotta è punita. Bene, se vi fosse stata una norma di questo tipo, probabilmente determinate condotte di manomissione dello stato del luogo che si sono riscontrate nel corso dell'indagine, alcune omissioni investigative che si sono verificate nell'indagine relativa all'omicidio Calvi, un suicidio rivestito, o meglio, un omicidio travestito da suicidio, se avessimo avuto una disposizione di questo tipo avremmo potuto individuare responsabilità che hanno ruotato attorno a questo delitto che così misterioso e che nasconde verità evidentemente inconfessabili. Non vorrei dare troppo tempo, faccio solo qualche ultimo accenno prima di cedere la parola al capo Maladenda. Altre iniziative potrebbero invocarsi per cercare di eliminare ostruzioni all'accertamento della verità, o meglio alle piste di accertamento della verità. Quando nella realtà quotidiana che si vive all'interno dei processi si verificano forme di rallentamento estremamente significative, penso ad esempio ai casi frequenti di mutamenti dei collegi, dei tribunali o delle corti di assise, o di cambiamento del giudice monocratico che o va in pensione o viene trasferito. Ora, solo per i processi di mafia, per alcune categorie di crimini che vedono le persone deboli esposte, c'è la possibilità di continuare il processo salve qualche eccezione, quando viene il cambiamento del giudice, mentre in tutti gli altri casi il processo deve ricominciare da capo. Posto che le prove sono state acquisite nel contraddittorio,
nessuna lesione è stata recata alla difesa, io credo che l'introduzione di una norma che consenta di continuare il processo, sebbene vi sia il cambiamento di uno o più magistrati del collegio, possa essere una norma che consenta di accelerare il processo senza ledere o creare pregiudizio all'accertamento, o meglio alla tutela della garanzia dell'imputato o dell'imputato che vengono giudicati. Così pure nei processi vi sono attività che sono sostanzialmente inutili e che appesantiscono il processo in maniera molto significativa. Mi riferisco alla necessità di riprodurre gli esiti di indagini che sono consacrate in informative redatte dalla polizia giudiziaria e che si traducono in una mera ripetizione di dati di fatto che agevolmente possono essere introdotte nel processo con la produzione dell'informativa, soprattutto nelle parti in cui non vi sono aspetti valutativi, così pure i casi nei quali vi sono risultanze di attività compiute da organi della pubblica amministrazione che hanno analoghe caratteristiche, cioè diverse risultanze meramente accertative in uno scritto che deve. Risultanze che devono essere ripetute da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria a distanza di anni, che molto spesso nemmeno le ricorda in maniera puntuale per anche l'obiettiva difficoltà di poterle tenere a mente. Allora, un meccanismo di acquisizione diretta al processo di queste risultanze sicuramente potrebbe contribuire in maniera positiva all'accertamento della verità. Un cenno vorrei fare su, come dire, una categoria di delitti, sono i cosiddetti, sicuramente se ne sarà parlato nei giorni ieri o dopo ieri, i delitti commessi dai cosiddetti colletti bianchi, i white collar crime, sono i delitti che sono quelli che minano la democrazia, che compromettono la fiducia dei cittadini dinanzi alla legge. Responsabilità che sono molto difficili da accertare, sono responsabilità spesso impalpabili e i relativi processi si traducono con delle pronunce che quand'anche siano caratterizzate dall'accertamento della responsabilità penale, sono destituiti dalla possibilità di fare espiare. In effetti, se noi facciamo una verifica sulla popolazione carceraria, ci rendiamo conto che gli appartenenti a questa categoria non sono stimati. Non sono stimati, sebbene questi comportamenti siano tra i più gravi che si registrano nella società. Pensiamo ad esempio, interroghiamoci se siano più gravi le condotte di coloro che posti di vertici di istituti finanziari e bancari e dissipano i risparmi di una vita di una persona, o se siano più gravi i comportamenti del migrante che commette furti in abitazione o dal supermercato. E allora io credo che occorra ripensare anche alla gerarchia dei valori che devono essere oggetto di sanzione penale. È importante attribuire il giusto peso ai valori e prevedere sanzioni che si sconti, e pensare anche, aggiungo,
rivisitare il sistema dei delitti e dei crimini che esistono nel nostro sistema penale, pensando a un diritto penale minimo, in modo da selezionare le condotte che meritano davvero un trattamento penalistico e in relazione alle quali valga la pena investire denaro della comunità, con impiegando le risorse rappresentate dalle forze dell'ordine e dalla magistratura per individuare quelle responsabilità. Credo che affrontando e approfondendo questi temi molti passi in avanti si potrebbero fare. Oggi abbiamo cataloghi di reati che già sappiamo che non potranno giungere ad una sentenza di condanna, e poi impegnano nel lavoro. Penso alle miriadi di contravvenzioni che abbiamo, con termini di prescrizione assolutamente incompatibili con una sentenza definitiva. Ha senso celebrare processi in casi di questo tipo? Non è meglio invece sanzionare queste condotte con sanzioni alternative, ad esempio le sanzioni amministrative o sanzioni di altra natura? Ed io mi fermo qui, non vorrei fare troppo spazio. No,